siamo con il neoeletto sindaco Remigio Mancini in occasione della Buffata, la prima festa che apre all'estate bognanchese. Chiediamo quali sono i progetti quindi del comune, dell'amministrazione neoeletta. Ma i progetti sono tanti, però dobbiamo far sempre i conti con i soldi. E di conseguenza cerchiamo di mantenere quello che è già esistente. Abbiamo in programma naturalmente di apportare delle migliorie e soprattutto quello che ci preme molto è riportare la gente a Bognanco. Ecco. Per questo motivo è nostra intenzione collaborare naturalmente con la Bognanco Acque Minerali per lavorare di comune accordo sul settore termale, che è quello per noi il più importante. Qui a Bognanco c'è una grossa preponderanza di cittadini che fanno volontariato per il comune, che quindi prestano il loro lavoro, il loro servizio per migliorare comunque le situazioni del paese, dei paesini. Sì, in particolare con quella nevicata copiosa di qualche mese fa è accaduto che ci sono state molte piante abbattute e quindi hanno bloccato i sentieri. Quei sentieri che per noi sono molto importanti perché gli escursionisti vanno verso le nostre montagne, quindi fortunatamente abbiamo queste persone della valle, che sono giovani e meno giovani, che si dedicano all'apertura, all'abbattimento di questi tronchi che bloccano questi sentieri e quindi ce li rendono liberi e pronti per poter concedere poi il passaggio ai nostri escursionisti che durante l'estate poi arriveranno. Popolano la valle. Popolano la valle, sì.